Paradigm HF è sicuramente un trial innovativo che ha dimostrato come una molecola, dopo molti anni in cui stiamo utilizzando sempre le stesse molecole nell'ambito dello scompenso cardiaco, possa andare a sostituire uno dei tre farmaci che compongono bene o male la triade dello scompenso cardiaco, che ovviamente sono gli ACE inibitori o sartanici, i beta bloccanti e gli antialdosteronici. Il Paradigm HF, che è stato il più grosso trial mai condotto nello scompenso cardiaco con funzione sistolica ridotta, che ha ruolato più di 8.400 pazienti, ha permesso di dimostrare una riduzione delle mortalità cardiovascolare del 20%, una riduzione delle riospedalizzazioni per scompenso cardiaco del 21% e nell'endpoint combinato, che è l'endpoint primario, una riduzione del 20%. C'è stata inoltre una riduzione del 16% della mortalità totale. Quello che va sottolineato è che per la prima volta, dopo tanti anni, si è assistito a un trial in cui il farmaco è andato a sostituire, non ad aggiungersi alla terapia già esistente, e quindi questo è un risultato estremamente importante. Si parla di pazienti assolutamente ben trattati, perché più del 90% era in terapia beta bloccante e più del 60% assumeva antialdosteronici, quindi è una popolazione che è stata veramente ben trattata, anche perché la terapia media dell'ACE inibitore, quindi dell'enalapril, in termini di dosaggio è stata di 18 mg, che normalmente nella pratica clinica non viene raggiunta. Questa a dimostrazione che questo trial è stato assolutamente ben condotto, forzando al massimo la terapia ad oggi utilizzata. Questo farmaco ha di innovativo che è un farmaco il primo della classe degli ARNI, cioè angiotensin receptor neprilysin inhibitor, ha la caratteristica di utilizzare una combinazione di un sartanico, il valsartan, e quindi con il blocco del sistema renino-angiotensina, con l'inibitore della neprilisina. La neprilisina è un enzima che degrada gli ormoni natriuretici, quindi bloccando la neprilisina noi aumentiamo i livelli di ormoni natriuretici. Quindi la doppia azione che si ha, da una parte antagonizzando l'effetto del sistema renina-angiotensina e dall'altro potenziando l'effetto degli ormoni natriuretici, si è ottenuto questi grandi risultati di cui ho appena parlato. In Italia sono stati coinvolti 44 centri, ho avuto il piacere e l'onore di esserne il coordinatore, e con grandi risultati, a dimostrazione che in Italia siamo in grado di condurre studi ad alto livello e non solo in termini di numeri ma anche in termini qualitativi. Credo che le prossime linee guida della Società Europea di Cardiologia e delle due società americane di cardiologia dovranno sicuramente tener conto dello studio Paradigm, andando quindi a sostituire l'ACE inibitore e i sartanici all'interno delle linee guida come triade futura nuova della terapia sullo scompenso cardiaco.